أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس الكريم اجمعنا في جنة النعيم إخوانا على سرر متقابلين اللهم إن أمسينا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين آمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allora siamo arrivati alla fine praticamente dell'anno della tristezza, Amu al-Huzn, dopo la morte di Khadija radiallahu ta'ala anha, dopo la morte di Abu Talib, il zio del profeta alayhi salatu wassalam. Quindi con questo il profeta alayhi salatu wassalam ha perso un pilastro, due pilastri di persone che l'hanno aiutato, che l'hanno sostenuto, che l'hanno protetto. Dopo di questo, come ha raccontato l'imam al-Bukhari, come ha raccontato anche diversi altri sahabi, compagni del Nabi alayhi salatu wassalam, Quraysh aspettava questo momento. Quindi con questo hanno moltiplicato i colpi contro il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lui direttamente, i suoi compagni, questo come era solito, come era sempre. Quindi subhanallah, il profeta alayhi salatu wasallam in questa tristezza, in queste condizioni, Quraysh versa ancora su di lui diversi colori di maltrattamento. Con questo arriva il viaggio di Taif, il viaggio di Taif, una città lontana di Mecca, e abbiamo visto che il Nabi sallallahu alaihi wasallam è andato a piedi, tornato a piedi, ha portato con lui Zayd ibn Haritha, era come il figlio adottivo, è andato solo con lui. Il Nabi alayhi salatu wassalam con questo viaggio voleva bussare nuove porte, visto che le porte di Quraysh erano tutte chiuse. Arrivato una sorta di impasso, non c'è più risposta. Quraysh non è più, come si dice, non c'è neanche una speranza che sentano, che ascoltano, che seguano, che possano capire il messaggio del profeta alayhi salatu wassalam. Con l'obbligo di passare il messaggio e nell'esperanza di trovare nuovo ambiente, nuova gente, forse che lo seguano, il profeta alayhi salatu wassalam è andato di questa tribù, questa città di Taif. Però abbiamo visto che la gente di Taif hanno trattato molto male il profeta alayhi salatu wassalam. Vi ricordo quelli tre fratelli che erano capi di questa tribù, come hanno insultato il profeta alayhi salatu wassalam, come l'hanno trattato in modo molto arrogante, con un insulto. Uno dice: ma non c'è un altro dove Allah può mandarlo? L'altro dice: ma Allah ha scelto solo te, uno come te.
L'altro dice: io vado a spaccare il tessuto della Kaaba se tu sei un mandato di Dio. L'altro dice: ma io non ti ascolto perché se tu sei un bugiardo non ti do neanche l'occasione di ascoltarti. Mentre se tu sei un giusto forse mi faceva un male, allora non ti ascolto neanche. Dopo che il profeta sallallahu alaihi wasallam è rimasto da loro provato, dopo hanno mandato a lui i bambini, quelli malati mentali, erano anche guardati come, subhanallah ta'ala, dopo questi insulti hanno detto: ma no, non mandiamo i nostri uomini a uno come te, guardate ancora questa visione e guardate cosa che ha subito il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam per la religione, per il messaggio di Dio. Ha sofferto tanto, ha subito tanto, ha visto tanto di quelli propri e l'hanno cacciato, e l'hanno lapidato, è uscito da Ta'if con tantissime ferite, hanno spaccato anche un dente. Lui si è rifugiato sotto un albero e lì ha fatto quel dua di Ta'if, chiamato dua Ta'if, uno dei più belli dua che ha fatto il Nabi sallallahu alaihi wasallam. In quel dua il profeta alayhi salatu wassalam ci ha dato a noi tantissime lezioni. Una, che il credente quando trova delle prove dure si rifugia a chi? Ad Allah. Quindi ha cominciato il suo dua con una invocazione intima che si chiama in arabo al-munajat. Al-munajat, una sorta di dua, non è come tutti gli altri dua, un dua molto intimo, dove la persona comincia a glorificare Allah con i suoi nomi, con un modo molto fine. Il profeta, alayhissalatu wassalam, in questo dua di Ta'if, vedete la prima parte, era questo. Seconda fase o seconda parte del dua era, come si dice, sta mettendo sui problemi tra le mani di Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Dio mio, mi è arrivato questo e questo e questo e questo. Alla fine, la terza parte del dua, vediamo che il Nabi sallallahu alaihi wasallam aveva paura dicendo: ma forse questo perché Allah non è soddisfatto su di me. E ha concluso: se te sei soddisfatto su di me, tutto questo è niente. Subhanallah. Sono pronto a sopportare il tutto, però non posso sopportare se tu sei arrabbiato con me. È una lezione questa. Questo è il massimo della fede. Che il credente, cosa che cerca? Può avere tantissimi problemi. Può sopportarli. Però il credente non può sopportare la rabbia d'Allah su di lui. Perché lì niente non funzionerà. Quindi importante questo. Il profeta alayhi salatu wassalam aveva paura di questa cosa. Aveva anche una sorta, possiamo dire, sorta di dubbio, una paura di questa, forse quello che è successo, ma non è un segnale? Non sarà un segnale che Allah non è soddisfatto con me, non è soddisfatto su di me?
Quindi cercava Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a chiedere da Allah che lui che non sarà arrabbiato con lui, Sallallahu Alaihi Wasallam. Poi abbiamo visto che c'erano due di Quraysh, due grandi persone, erano persone anche, diciamo, nemici, hanno visto il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in quelle condizioni, avevano pietà. Hanno mandato un ragazzo che lavora da loro per portare un po' di uova al Nabi alayhi salatu wassalam. Abbiamo visto che quel ragazzo, quando ha presentato, ha offerto le uova al profeta alayhi salatu wassalam, il Nabi alayhi salatu wassalam ha cominciato con la parola Bismillah. Il ragazzo è rimasto sorpreso. Ha detto, ma in questa zona, in questa terra, nessuno dice questa frase. Come mai? E il Nabi alayhi salam ha aperto un discorso con lui. Una discussione, ha detto, da dove sei? Il ragazzo ha detto, da Ninua, una città nel nord dell'Iraq. Di che religione? Ha detto, sono cristiano. Poi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ha detto, ma sei della città del profeta Yunus? E l'altro ha detto, questo ragazzo, come mai? Come conosci? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ha risposto che io lo conosco perché lui è un profeta e io sono un profeta. Lui è il mio fratello. Quindi questo giovane, questo ragazzo ha cominciato a baciare il Nabi Sallam, i suoi mani, i suoi piedi, la sua testa, poi ha fatto shahada. Tornato di sui signori, uno parla con l'altro e dice, ma guarda Muhammad, ti ha rovinato il nostro anche giovane, quello che lavora da noi. E hanno provato anche di portare, influenzare questo giovane, per portarlo indietro. Ha detto, ma tua religione è meglio della sua, come mai tu fai questo? E lui dice che questo è il massimo della gioia per me, che lui ha baciato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi questo possiamo dire era una sorta di regalo al Nabi alayhi salatu wassalam. Tornando ancora, lui si è fermato per fare salat e un gruppo di jinn arrivato hanno ascoltato il Corano, sono entrati nell'Islam e poi hanno chiamato altri, vuol dire altre tribù, che loro anche hanno abbracciato l'Islam. Quindi alla fine il Nabi Sallam non è tornato con niente, d'accordo? Ha tornato con qualcosa. E questo significa anche per noi. Certe volte noi, sapete cosa che abbiamo? Abbiamo questa visione di vogliamo le cose grandi, vogliamo questo. Ma chi segue la storia dei profeti, dei messaggeri, trova, come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam, il giorno del giudizio, dice il Nabi alayhi salatu wassalam nel suo hadith, che il giorno del giudizio certi profeti vengano con uno o due. Subhanallah. Un profeta mandato di Allah che ha tutti i buoni metodi di trasmettere il messaggio divino, di trattare bene con la gente, di parlare nel modo corretto, giusto, dolce, tutto, di più i miracoli. Come mai viene con uno o due? Subhanallah. Se noi mettiamo questo a studiarlo nella nostra mentalità umana, diciamo, ma è un fallimento questo. Come mai un profeta che
vivi tanti anni e alla fine porta solo con lui, uno o due, o troviamo alla fine, in conclusione, che l'hanno seguito uno o due persone, come mai questo? È un fallimento. Mentre le cose non sono così. Dall'Allah subhanahu wa ta'ala. Perché la risposta noi la troviamo nel hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quando dice: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس. Se Allah guida con te o ti fa un sabab per la guida di una persona sola, meglio di quello che c'è nella dunya, di tutto quello che c'è nella dunya, nella vita bassa. Per vederci. Era sempre questa una visione coranica. Voi ricordate il versetto di Surat Al-Ma'ida? وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Chi ha ucciso soltanto una persona, se forse come ha ucciso tutta l'umanità. E chi dà vita a un'anima, a una persona, come forse ha dato la vita a tutta l'umanità. Un versetto coranico. Questa è una visione coranica. Quindi la nostra mentalità, sempre noi vediamo, come si dice, sempre con macro. Noi vogliamo le cose grandi, vogliamo la massa, vogliamo questo. No, non è detto. Da Allah subhanahu wa ta'ala si viene una persona, una corretta, giusta, che ha capito bene, che ha seguito nel modo corretto, da Allah subhanahu wa ta'ala basta. Quindi vediamo così. Il Nabi alayhi salatu wassalam è andato di questa gente, di Ta'if, ha provato, ha bussato la porta, ha parlato con loro, ha provato di convincerle, ha fatto un sforzo. Nessuno di loro è arrivato. Poi quanto Allah ha voluto, quelli che hanno abbracciato l'Islam sono arrivati da lui. Vedete bene. Amen. Vedete bene questo. Lui ha fatto il passo, lui ha fatto il sforzo, ha preso, come si dice, asbab e tutto, nessuno ha risposto. Tutta una popolazione, tutta una tribù, tutta una città. Ricompensato o no? Ricompensato. Ha fatto il suo messaggio, ha passato il messaggio, ha passato. Ha completato la missione? Sì, ha fatto. Tornando, sono arrivati da lui. Quel gruppo di gente, lui sta facendo la preghiera. Hanno sentito il Corano, hanno creduto, hanno chiamato altri anche per seguirlo. Quindi il profeta alayhi salatu wassalam, in conclusione, non è tornato con niente, è tornato con qualcosa. Alhamdulillah. Però adesso tocca un'altra problematica. Una nuova prova. Come abbiamo detto sempre, esce di una, alayhi salatu wassalam, entra un'altra. Prima di finire, di chiudere questo capitolo, grazie, mi ha fatto ricordare la settimana scorsa la storia di Jibril alayhi salam. Mentre che era lui, sanguinava alayhi salatu wassalam, con le sue ferite, con i suoi dolori, ovviamente con la sua rabbia anche, con la sua tristezza, arriva Jibril. Allah ha visto il suo profeta, ha visto quelli lì come hanno trattato il suo amato e il suo mandato, no? Ha visto. Non l'ha piaciuto questo.
anche per un credente, anche per una persona che subisce l'ingiustizia, come dice il Nabi sallallahu alaihi wasallam nel suo hadith. Se la persona che subisce l'ingiustizia, che si chiama mazlum, chiama Allah e alza le sue mani ad Allah e chiedergli la protezione e l'aiuto, Allah subhanahu wa ta'ala risponderà, è capace di rispondere subito. E dice nel hadith con la promessa wa izzati wa jalali, con la mia gloria e con la mia grandezza, la ansurannaka, ti do ragione, walau ba'da hin, anche se dopo poco. Problema nostro, dopo poco questa noi non possiamo misurarla. Le nostre misure con le misure di Allah non sono uguali. D'accordo? Per la Tunisia questo ba'da hin, questo poco, ha durato 23 anni. Per l'Egitto ha durato quanto? 30. Per la Libia ancora più di 40 anni. E non sappiamo quando. Di quelli che erano ingiusti al confronto di loro popolo. E tutti quelli che hanno subito ingiustizia di questi qua, sicuramente hanno alzato le loro mani ad Allah. Hanno chiesto il suo aiuto. E non vuol dire che Allah non ha ascoltato il loro dua, il loro appello. Non vuol dire questo. Attenzione, se persone sincere, corrette, credenti, fedeli, umili ad Allah, vicini, l'hanno chiamato, lui subhanahu wa ta'ala sicuramente ha ascoltato, ha sentito il loro appello. Però, come ho detto, prenderà il tempo che ci vuole. E durante questo tempo si vede la fede della persona e la pazienza anche, per non cadere nello sbaglio e così diventa uguale come l'ingiusto. Il giusto e quello che ha subito l'ingiustizia diventerà anche lui ingiusto. Mentre se lui avrà pazienza e fiducia in Allah e speranza, riceverà la ricompensa. E se non la riceverà nel dunya come risultato, lo riceverà nell'akhira. Perché Allah subhanahu wa ta'ala yumhilu wa la yuhmil, questo è un proverbio molto conosciuto in arabo. Yumhil, Allah subhanahu wa ta'ala prolunga, dà la possibilità, però non dimentica mai, soprattutto quelli che sono ingiusti. Per questo bisogna fare molta attenzione dell'ingiustizia, del zulm. D'accordo? Ha mandato Allah subhanahu wa ta'ala Jibril, ha salutato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha detto Allah ti dice, si vuole che questo popolo sarà scacciato, sarà fatto. No? Però lui, alayhi salatu wassalam, guardati la sua misericordia. E guardati la sua visione per il futuro. Ha chiesto da Allah che escano da loro un'altra generazione, che saranno corrette e non saranno come loro. E questa è akhlaq, la nobiltà del carattere del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Con questo abbiamo concluso il viaggio di Taif. Abbiamo qua un altro problema adesso. Perché il profeta alayhi wasalam, una volta che è uscito da Mecca, non può più entrare. Se è entrato a Mecca, lui sarà ucciso. È un problema. Per questo motivo, come abbiamo nel hadith, il profeta Muhammad sallallahu alayhi wasalam
non ha potuto, guardate ancora questa prova, non ha potuto entrare direttamente a Mecca. Cosa che ha fatto alayhi salatu wassalam? Ha tornato nella grotta di Hira. D'accordo? È andato nella montagna di Hira, è rimasto nella grotta di Hira, e Zayd parlava con il Nabi alayhi salatu wassalam. Ha detto: oh profeta di Dio, ma come si può entrare a Mecca mentre che ti hanno cacciato anche loro, Quraysh? Profeta alayhi salatu wassalam rispondeva sempre, mashallah ta'ala, guardate le risposte del Nabi alayhi salatu wassalam in quelli momenti scuri. Quelli momenti scuri, guardate bene questi hadith, quelle frasi del Nabi alayhi salatu wassalam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Dio, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Allah subhanahu wa ta'ala porterà, darà una uscita, una soluzione a quello che tu vedi. Quello che tu vedi scuro, non si può fare nulla, non c'è neanche soluzione, Allah subhanahu wa ta'ala farà una soluzione. Poi dici più di questo: inna Allah nasirun dina wa mughirun nabiyya. Allah subhanahu wa ta'ala darà vittoria alla sua religione e aiuterà il suo profeta. Il massimo di fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala, sempre, sempre questo. Il profeta, se uno segue soprattutto quelli momenti difficili, quando era lui nella grotta di Hira, quando Quraysh l'hanno mandato via, in questo momento, in altri momenti, tutti momenti scuri, difficili, vediamo quelli hadith che si chiamano hadith al-bisharat. Hadith bisharat. Cosa vuol dire il bishara? Il bishara è quando uno dà la buona notizia. Erano tutti hadith che danno buone notizie con una formula di certezza. Lì il profeta sallam era certo. Quando dici una cosa del genere, vuol dire certo su questa cosa. Inna Allah, insisti, inna Allah nasirun dina. Certo che Allah dà vittoria alla sua religione e che darà un aiuto al suo profeta. Punto. Allora, arrivando a Hira, alla grotta di Hira, ha cominciato da lì a cercare chi può aiutarlo, chi può darlo la protezione per entrare, per rientrare di nuovo a Mecca. Sentiamo bene adesso, inshallah, questo. Ha mandato a uno, un uomo di Khuza'a, che si chiama Al-Akhnas ibn Shariq. Khuza'a è una tribù anche dentro, vicino la Mecca. Ha mandato a lui questa chiamata, questo appello per darlo la protezione. L'uomo ha detto: mi scuso, perché io sono un halif, un alleato. L'alleato non può dare una protezione, non può dare questa sorta di protezione. Mi scuso, non ho la capacità di farlo. Va bene. Ha mandato il Nabi sallallahu alaihi wasallam a un altro uomo che si chiama Suhail ibn Amr, molto conosciuto questo. Suhail ibn Amr, un uomo di Quraysh, ed ha detto lui: io sono di Bani Amr. Bani Amr sono della Mecca, però sono una tribù che non possono dare protezione davanti Bani Ka'b, perché
piuttosto la guerra era con una tribù, una parte della tribù di Quraysh, che è Beni Ka'b, e quindi l'accordo, la traduzione, noi non possiamo avanzare, non possiamo dare una protezione di qualcuno che ha un problema con questa tribù. D'accordo? Si è scusato. Ha mandato il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam finalmente al Mut'am ibn Adi, questo. E guardate, subhanallah, guardate cosa che ha fatto il Mut'am ibn Adi. Come ha risposto? Ha detto sì, ti do protezione. Ti do protezione. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire si metterà in guerra contro tutta Quraysh. Devi essere qualcuno che, come abbiamo visto prima, il zio del profeta Al-Islam si è messo contro Quraysh tutta. Però è andato fino alla fine. Perché una volta dato la sua parola, si assume tutte le conseguenze. Per questo, guardate il valore di questo comportamento del Mut'am ibn Adi. Ha detto sì, poi è andato subito, ha preso le sue armi, ha chiamato i suoi figli, hanno preso le loro armi, i suoi figli, ha chiamato la sua tribù, anche loro hanno preso le loro armi. Ha detto portate voi tutti le armi e ci troviamo davanti la Kaaba. Per che cosa? Per che cosa? Ha dichiarato che io ho protetto Muhammad. Ho dato la mia parola per proteggere Muhammad. Questo sorto di accordo. Poi ha mandato al profeta alayhi salatu wassalam, ha detto adesso può entrare. Ha messo la sua tribù, i suoi figli nella prima linea. Vi ho detto questo, che la tradizione che erano gli arabi, se uno dà questa parola, che vuol dire fino alla fine, non tornerà più indietro. E si presenta soprattutto lui stesso prima, i suoi prossimi, sua famiglia, per, come si dice, difendere, per mantenere questa parola che era una sorta di onore, qualcosa, una parola questa. Non si gioca su questa cosa. Quindi ha mandato al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gli ha detto da venire. Entrato il profeta alayhi salatu wassalam con Zayd ibn Haritha, figlio adottivo, e sono arrivati alla moschea, che vuol dire alla Kaaba. Il Mut'am ibn Adi in quel momento era al suo cammello, ha cominciato a chiamare o a fare parlare in un modo molto alto davanti a tutti a Quraysh, ha cominciato a chiamare Quraysh, tutte le tribù, tutte le famiglie di Quraysh, e ha detto questa frase, come bella. Ha detto, alaikum salam, ha detto, inni qad ajraitu Muhammad. Io dichiaro che ho dato la protezione a Muhammad, fala yahjumuhu ahadan minkum. Attenzione, che nessuno da voi può attaccarlo. Una dichiarazione pubblica davanti a tutti, e dovete vedere che valore ha questa dichiarazione. Subhanallah, come Allah ha fatto che uno che non è credente, che non è musulmano, viene a fare questo per il profeta dell'Islam, per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il profeta alaihi salatu wassalam
sotto questa dichiarazione e davanti a tutti è andato direttamente al Hajar al-Aswad, la pietra nera, l'ha presa, ha fatto due rak'ah davanti a tutti. Subhanallah, che momento forte questo. Davanti a tutti ha preso la pietra nera, ha fatto due rak'ah, poi si è andato a casa sua. Non è finita la cosa, il Mut'am ibn Adi è rimasto, lui, i suoi figli, in posizione di, sapete quando uno prende le armi, che era in posizione di attacco, pronto per tutto, erano lì finché che il profeta sallallahu alaihi wasallam è entrato a casa sua in pace, e sono rimasti lì finché che assicurano che nessuno può avvicinarsi al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Davvero, davvero un momento molto, molto forte. Abu Jahl sappiamo che non si ferma. Arrivato dal Mut'am ibn Adi, ha detto: ma tu sei protettore o sei seguente? Seguace. Si vuol dire ha seguito Muhammad nella sua religione o sei soltanto uno che lo protegge? Abu Jahl sempre cercherà i problemi. Ha detto: no, io sono un protettore. Io ho dato la protezione a Muhammad. E Abu Jahl ha risposto, malgrado con... non era facile per lui, ha detto: abbiamo noi anche protetto quello che tu hai protetto. Laqad ajarna man ajarta. Perché le altre tribù, quando hanno visto che il Mut'am ibn Adi era molto decisivo in questa posizione, in questa protezione, vuol dire pronto per difenderla fino alla fine, anche loro hanno accettato questo accordo, questa sorta di protezione. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ricordava sempre di questo momento, di questo atto, di questo gesto di il Mut'am ibn Adi. E nella battaglia di Badr, sappiamo che nella battaglia di Badr sono stati prigionati diversi, e talmente il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ricordava di questo momento, di questa posizione di Mut'am, dice così alaihi salatu wasallam: se era il Mut'am vive e mi ha chiesto di liberare tutti questi, lo faccerò. Cosa significa questo? Significa questa, come si dice, principio che aveva il Nabi sallallahu alaihi wasallam a ricordarsi sempre delle buone cose e dei buoni momenti e delle persone che sono giusti e delle persone che sono corrette e delle persone che erano vicino a lui nei momenti difficili, come era questo anche con Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Noi con questo anche siamo arrivati a chiudere un altro capitolo, perché settimana prossima, inshallah, affrontiamo una nuova pagina anche della storia dell'Islam e della vita del Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adesso il profeta alaihi salatu wasallam è tornato a Mecca sotto la protezione del Mut'am ibn Adi. Vediamo adesso cosa che succederà nella sua nuova vita a Mecca e cosa che farà come si dice, nel percorso della sua da'wa e del suo messaggio che Allah subhanahu wa ta'ala gli ha mandato di portarlo alle genti, all'umanità anche. Mi fermo qua, inshallah ta'ala, chiedendo a Allah subhanahu wa ta'ala l'Altissimo
chi dà salute e benedizione sul nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quindi faccio una piccola conclusione. Impariamo qua del Nabi alayhi salatu wasallam sempre la sua pazienza, impariamo da lui il suo coraggio, impariamo da lui cosa ha sofferto per l'Islam. Si è andato a più di 60 km a piedi, tornando, andando e tornando, quindi non è facile da questo. Ha provato con un altro popolo, quindi quanto c'è una possibilità. Il profeta alayhi salatu wassalam è andato per bussare quelle nuove porte, forse ci sono persone che seguono. Abbiamo visto che lui è tornato anche con un guadagno. Sì, alcuni jinn e poi un ragazzo che l'ha seguito da Allah. Troppo, questo non è poco, importante. Abbiamo visto anche che sempre in questi momenti difficili e scuri il Nabi alayhi salatu wassalam dichiarava degli hadith che portano un messaggio di speranza, un messaggio di certezza, di fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi sempre era così il Nabi sallallahu alayhi wasallam. E poi vediamo anche alla fine che Allah subhanahu wa ta'ala aiutava sempre il suo profeta. Mut'a ibn Adi era qualcuno, non è credente, non è musulmano, non è un familiare del Nabi sallallahu alayhi wasallam. Malgrado questo, lui ha protetto il Nabi alayhi salatu wasallam, ha dato la sua parola per proteggerlo, ha portato i suoi figli, il suo familiare, la sua tribù, tutta per proteggere il Nabi sallallahu alayhi wasallam, per aiutarlo a rientrare a Mecca dopo che Quraysh li ha cacciato. Quindi vediamo che sempre il bene c'è, alhamdulillah rabbil alamin. Quindi chiedo Allah subhanahu wa ta'ala l'altissimo che noi anche inshallah ta'ala impariamo e prendiamo e guadagniamo queste buone qualità del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E la settimana prossima inshallah ta'ala affrontiamo inshallah e vediamo una nuova fase, una nuova pagina della storia dell'Islam e della storia del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولوالدينا ولوالدي المسلمين أجمعين بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.